sbarazzatisi rispettivamente di Pieve Ligure, Masone Campi e Caderissi, si ritrovano al Ferrando a giocarsi l'accesso alla prima categoria. In campionato due successi del Campi, 3-0 all'andata e successo per 2-0 in trasferta. La prima conclusione datata addirittura 28esimo minuto di Devenuto dall'idea delle emozioni che fornisce la gara nella prima mezz'ora. Cogorno da fermo una decina di minuti più tardi viene invece impattato in corner dalla barriera. Rasero, uscito malconcio da un contrasto con Di Vito, viene avvicendato con continanze nel diverbio tra le due panchine. A farne le spese è Puggioni, che viene allontanato dalla panchina dal signor Gambaro di Genova. Sembra nascere sotto un'altra stella la ripresa con Devenuto e Jaramillo, che incredibilmente non riescono a concretizzare l'assist di Domi. Ma è datata 12esimo l'occasione più colossale, con Rattazzi che si fa rubar palla in area da Bertolini, palla a Cogorno che incredibilmente spara a salve da due passi. È ancora targata Caderissi la seconda chance del vantaggio, con il neoentrato Moreno Ortega che spara alle stelle il filtrante di Barile. Caderissi che però resta in inferiorità numerica al 24esimo per il doppio giallo rimediato da Di Vito, già ammonito nella prima frazione. Un braccio Galeotto gli costa carissimo. Nonostante l'uomo in meno, però, sono proprio gli uomini di Garbarino a rendersi più insidiosi, con il destro di Poggi che atterra non distante dall'area di manovra di Pedemonte. Biancorossi addirittura in 9 uomini a 2 dal termine per questa entrataccia killer di Conti sul lanciatissimo Domi in contropiede. Ma al secondo dei 4 minuti di recupero concessi, la squadra di Garbarino capitola, perché sul cross di Devenuto il neoentrato Bottaro incorna imparabilmente nel 7 alla sinistra di un Nanfria che può davvero solamente osservare. Al terzo confronto è ancora il Campi ad esultare. Nei minuti di recupero Bottaro regala la promozione al Campi al termine di una gara dai due volti. Prima frazione davvero opaca, con pochissimi spunti di cronaca. Seconda frazione vibrante, a tratti nervosa, in cui il Caderissi rimane in doppia inferiorità numerica, ha le due occasioni per poter vincere la gara, ma alla fine ad esultare e a volare a Barcellona è il Campi.